Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Metro 2033. Allora, al momento ci troviamo quindi inseguiti da questi dannati mutanti. Sembra non ci diano tregua. Mamma mia, ragazzi. Ce ne arrivano. Mamma mia, sono cattivissimi questi mutanti. Non ci danno tregua. Oh, almeno adesso siamo un po' al sicuro. Ok, maledetti mutanti. Ursula, ho bisogno di bere qualcosa. Amadò, con un po' di fuoco. Vabbè, che dobbiamo fare? Capitolo 2, Bourbon. La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Ok, quindi siamo a Riga. Ok, ragazzi. Brindiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Alla tua salute! Ragazzo! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Oh, almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla grazie. Tua salute. Grazie, a te, grazie. Amico mio. Grazie ragazzi. Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka e i funghi lo stende. Oh, è la bella signorina. Giusto, dobbiamo controllare. Alla nostra buona sorte. E Artyom, presto a trovarci. A te, Artyom. Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa. E io mi annoio a morte a starmene qui con le mani. Una specie di onda invisibile ci ha travolti e siamo svenuti. Non mi sono ripreso, c'è vabbè, una corda di usare. Allora. Hai finito di bere? Va a dare un'occhiata alla stazione. Te ne frega, se vivo o muoio. Quella merda nella galleria niente, non gli ha fatto niente. Ma ho ricevuto... Stava sparando a quei bastardi. Chissà perché sei stato l'unico a non risentire. No, questa è la maschera. Un ragazzo così in gamba. A Artyom. Ok, vediamo la missione attuale. Alla tua salute. Andare alla polis e trovare, abbiamo capito, trovare il modo di uscire dalla stazione e di raggiungere la polis. Ok ragazzi, dobbiamo ancora questa maschera, non la voglio. Devo essere impazzito. Ok. Sì? Dunque. Sii prudente qui. Ah, quindi qui nel libricino che abbiamo c'è anche la bussola che ci indica dove dobbiamo andare. Di qua. No, qua.
Wow, davvero sei arrivato fin qui su un carrello? Ti chiami Artyom? Ehi, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Mi piacerebbe. È grosso e minaccioso e non ha un buon odore. Ti ci porto io, per un proiettile. Devo andare. Grazie, andiamo. Ok, seguiamo il bambino. Ehi, andiamo. Prendimi se ci riesci. Prendimi se ci riesci. Ti ho preso. Eccolo, è quel tizio seduto laggiù. Beh, vieni, io qui. Vado. Ci si vede. Tu sei Artyom, giusto? Siediti. Sediamoci. Chiamo tutti Barbo. Ascolta, devo andare alla stazione arida per certi miei affari, ma questo schifo di posto è isolato. Io però conosco una strada secondaria. È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto. Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te. Ti faccio una proposta. Aiutami a raggiungere l'arida e una volta arrivati io ti darò il mio AK. Ci stai? Bene. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Sei pronto? È inutile perdere tempo in questa fogna. Ok, abbiamo trovato un passaggio. Uscire da Riga con Barbon. Ok. Ancora con sta maschera. Non la voglio, cazzo. Porca puttana. Cos'è? Ehi, dove sei? Andiamo, Barbon. Barbone. Proiettili. E sol caro se bravo se sarà che c'è vasi serina dai tre. Ok, buoni buoni, seguiamo il nostro nuovo amichetto. E vediamo dove ci porta di bello. Di bello sicuramente da nessuna parte. Oh, un passaggio segreto, eh? Ok. Attenzione, qui è buissimo, non si vede niente. Gallerie perdute. Perfetto. Mentre entravo nella galleria abbandonata con Barbon, mi chiesi se non avessi sbagliato a fidarmi di lui. Ma le porte della stazione erano ancora sigillate e non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione di lasciare Riga. Fantastico, siamo liberi. Ora tieni gli occhi bene aperti. Dobbiamo scendere dal carrello. Un sacco di gente è morta in queste gallerie, ma se ci guardiamo le spalle a vicenda, andrà tutto bene. Barbon. Seguire e proteggere Barbon. Ok, devo proteggerlo io, perfetto. Ancora sta maschera. È solo una vedetta isolata. È raro che attacchino gruppi di viaggiatori. Ma se sei da solo, fai attenzione. Immagino dobbiamo andare di qua. No, non è vero. Ma vediamo cosa c'è di qua però, aspetta. Cazzo.
Merda, non ho più munizioni. Vabbè, ma perché ci siamo ficcati in sto casino? Torniamo indietro e vaffanculo. Un treno abbastanza abbandonato qui. Merda, i membri di una carovana sono tutti morti. Lo riconosco, è opera dei banditi. È l'ansa che pensava di avervi spazzati via. Stai attento, non ci lasceranno passare indisturbati. Un sistema d'allarme, obsoleto ma efficiente. Se vuoi coglierli di sorpresa, cerca di non urtare le lattine. Qualcuno ha messo una trappola. Evitiamo di toccare le lattine. Vada dove metti i piedi, il minimo scricchiolio potrebbe tradirti. Oh, un filo d'inciampo. Un sistema eccellente per liberarsi di ciechi e scavezzatori. Sai cosa devi fare? Saltare? Oh, ma tutte ste trappole qua? Chi ce l'ha piazzata? Abbiamo ospiti. Nasconditi in quell'angolo e lascia fare lo zio Balbo. Ma chi c'è, scusa? Hanno avuto una bella lezione. Prendi il coltello come trofeo se vuoi e seguimi presto. Maledizione. Dobbiamo avvicinarci di più. Puoi eliminare la pattuglia. Abbiamo una vittima! Abbiamo dei feriti! Nel culo. Abbiamo dei feriti. Quel coglione ha ucciso il nostro uomo. Ah, bastardo. Medikit. A destra! A terra! Abbiamo dei feriti! Sei finito! Che pezzo di merda! Muovi!
abbiamo superato l'avamposto dei nemici. Ah, non è finita ancora. Aspetta, prepariamoci. Non perdiamo uomini! Niente paura! A terra! Ponte. La nostra sanguinosa schermaglia con i banditi era finita. Mi ero aspettato mutanti e mostri, ma quanti altri miei simili avrebbero tentato di uccidermi prima che fossi arrivato a Polis? Quindi non abbiamo solo mutanti, ma anche soldati come nemici. Il ponte è un postaccio, ma un piano. Mancava. Io copro te e tu mi guardi le spalle. Se collaboriamo ce la faremo, ma non fare errore, ragazzo. Non ho nessuna voglia di farmi ammazzare. Immagino che se cadiamo in quella roba verde moriamo, quindi... Maschere antigas, presto! Antigas. Ah, ci deve essere dell'aria tossica. Dannati mutanti. Proviamo a vedere cosa c'è qua dentro, magari non c'è un cazzo. No, sono morto. Il ponte è un postaccio, ma un piano. Io copro te e tu mi guardi le spalle. Se collaboriamo ce la faremo, ma non fare l'errore, ragazzo. Non ho nessuna voglia di farmi ammazzare. No, ancora. Che palle. Il ponte è un postaccio, ma un piano. Io copro te e tu mi guardi le spalle. Maschera. Proviamo a girare di qua. Si intravede qualcosa, si intravede. Altro dove è rimasto?
Dai, cammina. Se ne sono andati, dai. Perché diavolo l'hai fatto? Questo punto è un po' emotivo. Andiamo avanti per la nostra strada. Di qua, di qua. No. Piano, entriamo nella metro. Wow, che viaggio movimentato. Sono morto. Fa piano, Artyom. Il carrello militare dell'Alza. Stanno cercando i banditi. Lasciamolo passare. Così non ci rompe le palle. Ho finito tutte le munizioni praticamente. Non ho più una munizione. Rischiamo di cadere. Ah, dovevamo uscire in tempo. Wow, che viaggio movimentato. Attento!
si può che non ho munizioni, cazzo. Catacombe perdute. La stazione del mercato era poco più avanti, ma Barbon mi avvisò che avremmo dovuto attraversare le catacombe perdute. Va bene ragazzi, con le catacombe perdute ci lasciamo al prossimo gameplay. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!